Ciao ragazzi, benvenuti nella puntata di RGTV Blog. Io sono Tony. Oggi andremo a vedere come installare le librerie per poter far funzionare un bel po' di giochi. Ovviamente togliamo giochi PS Vita, PSP e PlayStation, ma dobbiamo andare a vedere quelli che sono gli emulatori, perché è quello che ci interessa oltre, va bene, con i giochi della PlayStation. Perché queste librerie fanno funzionare determinati homebrew, giochi che sono dei port che ovviamente stanno facendo il team di Rune Gatamante e ovviamente altri programmatori. Quindi, prima di andare a vedere come fare, come installarli, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. A dopo. Ragazzi, bentornati al tutorial. Allora, primis scarichiamoci quello che troviamo in descrizione, il pacchetto zip. All'interno vi è un po' di roba, come andremo a vedere nel tutorial. Quindi iniziamo subito con l'attivazione di VitaShell. Quindi andiamo ad attivarlo. Premiamo Start. Se volete l'USB potete collegare l'USB, quindi potremmo fare anche prima, ma visto che comunque i file sono veramente ridicoli, sono piccoli, in questo caso possiamo usare anche l'FTP. Quindi io direi di lasciare l'FTP e premiamo Select. Andiamo dal computer, entriamo WinSCP. Se non sapete come farlo funzionare, ve lo rispiego. Qui praticamente c'è questa finestrella dove possiamo aggiungere. Quindi da qui possiamo aggiungere l'FTP della PlayStation. Qui inseriamo l'indirizzo che in questo caso è 192.168. Quindi lo copiamo direttamente dalla schermata che ci dà VitaShell. Qui mettiamo il numero di porta e ovviamente dobbiamo inserire accesso anonimo, quindi ci inserisce queste cose qui. Possiamo salvarlo come ho fatto io, quindi ci faccio l'accesso in automatico. In data troviamo questi due file, quindi EnsoLog e Bootstrap, e ci andiamo a inserire il QBridge, quello aggiornato. Il QBridge aggiornato possiamo trovarlo anche al sito, ovviamente basta cercare su Google, oppure prendere i riferimenti che vi inserirò in descrizione. Intanto ve la faccio comunque semplice, vi metto comunque tutto all'interno del pacchetto in modo tale che abbiate quello che vi serve. Magari se dovessero aggiornarlo, sapete dove andare a trovarlo, quindi c'è anche il link. Come potete vedere, questa è l'ultima versione del 22 agosto. Allora, continuiamo, inseriamo i programmini che ci servono. Quindi prima di tutto ci inseriamo Auto Plugin 2. Crystal PSM. Vita DB che ci serve come il pane. Shark Food. E basta. FDFX che ci serve comunque, lo abbiamo all'interno del Auto Plugin 2, quindi andiamo a vedere adesso sulla PlayStation e a fare le installazioni. Allora, togliamo il collegamento FTP, entriamo in UX Data e andiamo a installare tutte le applicazioni, quindi Auto Plugin per primo,
abbiamo quasi finito con l'installazione di Auto Plugin 2, è abbastanza corposo, quindi installiamo Crystal PSM. Start Foot, QBridge, dopo andiamo a vedere come installarlo. VitaDB, abbiamo finito i programmi da installare. Possiamo uscire per adesso da VitaShell, dopo ci ritorneremo. Allora, per chi ha provato a installare VitaDB, quando l'avviate senza le runtime vi darà un errore. Per questo andiamo a installarle tutte. Ci dice che manca questa libreria. Perfetto. Ora che andiamo a fare? Visto che molti programmi richiedono queste librerie, specialmente Flycast e molti altri giochi che adesso stanno praticamente convertendo dal mondo Android al mondo PS Vita, visto che comunque PS Vita ha dei processori e anche la scheda video compatibile con la programmazione Android, quindi è molto semplice fare dei port di parecchi giochi. Quindi, che facciamo? Andiamo ad Auto Plugin 2, lo avviamo e ci andiamo a installare tutti i vari plugin che ci servono o che ci possono servire. Adesso c'è l'aggiornamento, è uscita una nuova versione, accettiamo. Auto Plugin viene aggiornato costantemente e ovviamente in passato ha avuto anche qualche problematica, quindi alcuni autori si sono un po', diciamo, scontrati su questa cosa, quindi dicevano: non installate Auto Plugin, installate i plugin manualmente. Ma vabbè, bene o male diciamo che la cosa si è risolta e possiamo usarlo tranquillamente senza problemi. Allora, vi spiego un po' cosa ci può essere all'interno di Auto Plugin. Allora, Auto Plugin è un programmino che più che cosa ci può essere, diciamo che vi sto dando una spiegazione di che cosa è Auto Plugin. È un programmino che vi consente facilmente di installare dei plugin. Dei plugin sono delle estensioni di funzionalità alla console. Normalmente con la console originale, senza i plugin, non possiamo usare, che so, joypad esterni, joypad Bluetooth, i joypad della PlayStation 3, i joypad della PlayStation 4. C'è la funzionalità dell'uscita video. Adesso c'è un errore, ma va bene, capita, questa è la nuova versione, quando li aggiornano creano dei problemi ogni tanto, può capitare. La vecchia versione era blu. Allora, adesso andiamoli ad installare. Diciamo che la lingua italiana non c'è, c'è qualche errore sulla sintassi della lingua italiana, per quello è in inglese. Però potrei provare a vedere. No, non c'è. Non c'è setting, change language, vediamo se in italiano lo fa fare. No, c'è un errore per quello. Ok, perfetto. Non c'è problema. Installiamo i plugin della PlayStation Vita, ci sono plugin anche per la versione PSP, quindi con
sono plugin compatibili con Adrenaline che abilitano praticamente l'emulazione della PSP. E poi andremo a vedere, ci sono due modi di emulare, quindi dedicherò un video a questa cosa qui. Quindi ho visto che c'è gente che magari non è che non ha capito, ma magari ha un po' di confusione su questo argomento. La PS Vita nasce anche con la compatibilità con i giochi PSP, ma scaricati dal store. E nello store mettono questi giochi con all'interno un piccolo emulatore. Quindi andremo a vedere quali differenze ci sono dai giochi convertiti in modalità store e i semplici giochi che mettiamo all'interno di Adrenaline. Secondo me sono più compatibili sfruttandoli con Adrenaline. Allora andiamo a installare i vari plugin, ritorniamo a noi, installiamo questo che è molto importante, quindi ci attiva delle patch di livello 0, quindi di sicurezza nel kernel. Premiamo X. Perfetto. Ok, mi piace di più sta versione. Andiamo ad abilitare semplicemente varie cose che ci possono essere utili. Allora, questo qua, download file attraverso il browser. Allora, vediamo, DTDS version, diciamo che un po' l'inglese lo mastico, ma allora, vediamo il gioco. Questo lo dobbiamo abilitare, FDFix. Questo serve per evitare che la console si blocchi o blocchi un programma quando la riaccendiamo da uno standby. Molte volte possiamo, che so, premere il tasto di spegnimento, va in standby con un programma acceso, tipo un emulatore in questo caso, e se lo riaccendiamo magari si blocca. Serve a questo, a prevenire questi blocchi particolari. Allora, questo lo possiamo attivare se vogliamo che sia sempre attivo l'FTP, ma meglio attivarlo quando vogliamo noi. Questo ci serve per non far disconnettere la rete durante il gioco, che ci sono certi giochi che la disconnettono. Perfetto. Come potete vedere, questo QBridge dobbiamo installare, però in questo caso non so se è aggiornato. Sì, è stato aggiunto l'aggiornamento, quindi lo installiamo direttamente da qui. Non c'è bisogno di spostare file inutili. Ne potete rendere conto nella registrazione che vi ho fatto vedere all'inizio, che si parlava di QBridge versione 02 pubblicata ad agosto, quindi hanno aggiunto anche questa versione qui ed è perfetta. Quindi premiamo X e aggiorniamo anche questa.
Allora, vediamo un po'. Disabilitiamo il messaggio dei trofei e visto che sugli emulatori non riapparirà sempre su questo, su quest'app non ci sono i trofei, quindi evitiamo. Allora, installiamo PSV Shell, questo è per fare l'overclock della PS Vita, questo ci sarà utile per molti emulatori. Come potete vedere qui ci dice gli overclock che possiamo arrivare, quindi la CPU a 500, GPU a 222, il bus dati a 222. X-bar che non so cos'è, arriva a 166 e si possono creare i profili per ogni gioco o per ogni homebrew. Quindi una volta salvato il profilo ve lo caricherà. Questa è la schermata, sotto c'è la scritta delete profile, quando andiamo a creare il profilo c'è scritto salva profilo. Ci terrà salvato le impostazioni di overclock. È uscito Vita Shell Plus PSV Shell. Mannaggia me che mi impasto. Allora, è uscito PSV Shell Plus, però ho provato a farlo funzionare, ma non mi parte la schermata, quindi non saprei proprio il perché. Devo andare a vedere un po' come funziona. Evidentemente bisogna installare il file, come dice qua, kernel e main. Invece qui c'è solo sul kernel, un po' come alcuni, c'è solo sul kernel main, oppure non lo so, me lo devo studiare, vedere un po' cosa dice. Se premo triangolo mi dovrebbe dire un po' com'è l'installazione. E va bene, quindi dice di installare PSV Shell, is not compatible with the original PSV Shell profile. E va bene. Download latest release, install plugin e bisogna installare queste due cose. Copy PSV Shell plugin.rco. Ok, per quello non funzionava, ma andrò a vedere un po' cosa cambia, se è migliore dell'altro, ma io preferirei utilizzare sempre questo. Proviamo ad abilitare anche questo perché molto probabilmente ci farà entrare nel PlayStation Store anche se abbiamo il 360 o il 365. E sembra utile. Continuiamo, vediamo se c'è qualche altra cosa utile. Rescaler sembra utile, questo lo feci funzionare, se serve per aumentare la risoluzione in molti giochi, quindi renderli migliori da un certo punto di vista estetico. Sharp Scale fa più o meno la stessa cosa, aumenta però anche l'uscita nativa, in questo caso però della versione PSTV piuttosto che PS Vita, visto che PS Vita non ha l'uscita HDMI. Nel caso dovessi trovarmi davanti una bella PSTV, la compro e ci faccio dei tutorial in modo tale che aiuto chi ha una PSTV. Vediamo
vediamo cos'altro c'è di importante. Questo turbo pad per abilitare il rapid fire, che è ottimo. Questi sono, non sono male. Questo lo attivo perché mi serve per far visualizzare la mia PS Vita o sulla TV, come in questo caso fa vedere sul computer, volevo dire sul computer più che TV, oppure con il Raspberry collegato alla TV via HDMI possiamo visualizzare lo schermo della PS Vita sulla TV. Ed è un bel progettino, appena sono in possesso di un Raspberry vediamo di farci un video. Vediamo cos'altro possiamo aggiungere. Un Vita Chat, che non è male, ci sono i codici per i giochi. Questo cambia la risoluzione, un altro per cambiare la risoluzione dei giochi in salita. Allora, adesso premiamo Start e riavvierà la nostra console con tutti i plugin attivati. E adesso procediamo all'installazione di tutte le librerie. Allora, prima cosa, visto che abbiamo installato tutti i programmi che ci servono, dopo essere andato ad Auto Plugin, andiamo a Runtime. Qua installiamo le Runtime. Mi raccomando, non dobbiamo tenere collegato l'USB in questo caso, e nemmeno il Bluetooth, come potete vedere io ce l'ho disattivato. Cosa serve questo? Sono le runtime per far funzionare molti programmi, molti giochi che sono convertiti dall'Android. In pratica quelle runtime sono quelle che visualizziamo qui. Prima di fare l'installazione noteremo che in questo punto qui, PlayStation Mobile, ci sarà un trattino, ma in questo caso, visto che le ho installate, c'è il 201. Qui possiamo provare a fare aggiorna, ci dirà che ovviamente sono installate le più recenti e basta. Poi per ultimo installiamo Dark Food. Mi raccomando, deve essere lungo quanto il mio. Tutte le, diciamo, le, sembra che stia dicendo chissà che cosa, ma si fa 2-3 stringhe veloce, esce subito, vuol dire che c'è qualcosa che avete saltato. Sicuramente invece di aver installato prima Crystal PSM, quelle runtime che vi ho fatto vedere prima, magari avete tentato di far avviare prima Shark Food e quindi vi ha dato errore. Quindi mi raccomando, seguite tutti i passaggi, quindi Auto Plugin, andiamo a installare tutti i plugin che ci servono, Crystal PSM per runtime, se non installiamo questo Shark Food non parte, non va, non vi installa il file che serve a VitaDB per partire. Adesso proviamo a far andare VitaDB. Perfetto, adesso sta funzionando tranquillamente, sta installando, sta scaricando le icone, come potete vedere.
Adesso ci sarà tutta una procedura di scaricamento del database e alla fine avremo l'interfaccia principale del programma. Adesso sta estraendo l'archivio, sono 853 file da estrarre. Siamo quasi, vediamo un po' che succede quando arriva a 853. Sicuramente cambierà schermata, farà qualcos'altro, poco ma sicuro. Download app list, e adesso sta creando la lista delle app. Perfetto. Allora, come potete vedere, il touch non funziona. Dobbiamo andare sempre comunque con le croci direzionali. Qui abbiamo tutta una lista di homebrew. Qui abbiamo l'icona del gioco con la descrizione in inglese. La data, la categoria, l'autore, quanto è grande il file di installazione, quanti download sono stati fatti. Ovviamente poi qui sopra V1.5 è la versione di Vita di VDownloader. Sinceramente questa versione per scaricare Homebrew rispetto alle altre la ritengo migliore. Hanno fatto davvero un bel lavoro. E continuiamo a vedere un po' quali sono le altre funzioni. Qui ci dice il change log della versione, quindi ci dice che cosa è stato fatto. Su questo qua Home3D, che sarebbe Hero Made and Magic, l'HD Edition, bisogna aggiungere la lib GPU kernel. No, più che altro sto traducendo, scusate. Quindi c'è added lib GPU to VPK, quindi questo SKPRX è stato aggiunto al file di installazione. Quindi dice: non bisogna aggiungere nient'altro manualmente, quindi. Start ci fa scaricare lo screenshot del gioco. Se ne ha più screenshot, ne scarica tanti. In questo caso ne ha scaricati parecchi. Ci dice al lato del titolo se è stato installato oppure è aggiornato. Alcuni giochi ci dice cosa fare, quindi se premiamo select, qui il changelog ci dice un po' cosa è stato aggiornato e via dicendo. In alcuni casi ci dice cosa fare. Per esempio, Vitacast dovrebbe dire qualcosa. Niente di particolare. Vediamo se c'è qualche altra. Per esempio, Tomb Raider, qui ci dovrebbe dire qualcosa. Che qui qua ha aggiunto Made possible to launch Tomb Raider 2. Se Tomb Raider 1 installation is missing, quindi vabbè. In alcuni giochi comunque vanno installati dei file che evidentemente non hanno scritto. Vediamo se
se trovo un gioco. Ci sono i vari Sonic che vanno installati dei file. Allora, Sonic 2, questo è parte comunque, non c'è bisogno di installare nessun file. Ci sarà qui da qualche parte. Poi GTA, mi sa, bisogna installare un file. Non ho capito perché non lo spiega, dovrebbe farlo. Qui per esempio vanno installati dei file che io ricordo. Dice freeze release, freeze release. Ok. Niente di particolare, quindi possiamo letteralmente uscire da qui e abbiamo concluso ovviamente l'installazione base. Abbiamo finito il video e così la console è completa. Completa nel senso che ci sono tutte le librerie, quindi non avrete nessun problema con nessun gioco. Magari ci saranno giochi in futuro che richiedano altre librerie, oppure di aggiornarle, e andremo a vedere come fare. Alla prossima! Grazie per aver visto il video e approfitto sempre per ringraziare tutti quei gruppi che mi lasciano condividere il video, tutti voi iscritti al canale, che siete veramente tanti. Ovviamente ringrazio anche chi mi fa le donazioni, ovviamente c'è una lista a fine video che ovviamente ringrazio, e quella è la prima cosa che diciamo da ringraziare chi mi offre il caffè, diciamo tra virgolette. Poi ovviamente andrò a vedere un po' come realizzare altre cose, tipo il sito dei vari tipi di donazioni, perché molti mi stanno chiedendo Mario, ti voglio fare delle donazioni, voglio dei video diciamo extra. Ok, va bene, vediamo un po' come organizzarmi, perché io voglio diciamo accontentare un po' tutti e ovviamente il tempo è quello che è e diciamo non posso stare dietro a tante cose in maniera veloce, ma ovviamente devo rispettare anche i tempi del lavoro, di quello che faccio a casa, quindi ovviamente sono una persona normalissima come voi, che lavora e dorme e ovviamente ha delle cose da fare, quindi nei tempi ristretti io cercherò sempre di accontentare tutti quanti, ma ovviamente io spero che non ci siano delle pretese, perché alcune volte capita che qualcuno fa delle pretese, qualcuno che magari mi ha detto e vabbè, per aspettare a te è fatto da solo, ma pazienza purtroppo non potevo fare altro. Io cerco di fare il possibile, ci sono delle richieste che purtroppo non ho potuto ancora realizzare ed è passato praticamente un annetto, quindi ovviamente ho fatto una bella lista quando sono arrivato qui a Torino e pian piano cercherò di realizzare anche quelle. E pian piano, quando escono, sai, un po' di richieste di quelle particolari, andrò a realizzare anche quelle. Quindi adesso sto creando delle varie playlist, visto che il mio canale è abbastanza ampio, quindi parleranno di un bel po' di tutto riguardo il retro gaming, quindi non andremo solo a fare tutorial, ma ovviamente anche a vedere, a fare delle recensioni di vari giochi retro game e tutto quello che riguarda il retro game, le cavolate delle statuette, videogiochi, dei piccoli cabinati, novità, che so, ultimamente degli amici hanno realizzato Shenmue in italiano, stanno realizzando Shenmue 2 in italiano per Dreamcast, quindi
preparatevi a queste piccole novità. Il primo è già uscito, quindi a giorni vi farò un video che parlerà anche di questo, e visto che non ho qui la console, o lo farò, diciamo, farò visualizzare il gioco in modalità emulatore dal PC, oppure tramite PC Vita, visto che già ne stiamo parlando. Quindi preparatevi anche ad altre novità, quindi andiamo a parlare di RetroArch per PlayStation Vita, l'emulatore del Nintendo 64, andiamo a parlare del Retro Probe, che è praticamente un front-end che fa visualizzare le copertine un po' come il front-end della Wii, adesso non ricordo come si chiama, ti fa vedere le copertine, le si può visualizzare un po' come si vuole, ci sono 3-4 modalità, e raggruppa praticamente tutti gli emulatori di RetroArch, raggruppa il Nintendo 64, i giochi della PS Vita, PSP, PlayStation, quindi li mette tutti insieme e si possono selezionare premendo il quadrato e far visualizzare poi a gruppi. E l'ultima novità è stato molto migliorato, quindi ci sono opzioni in più, la scelta delle cartelle, un bel po', quindi preparatevi a queste altre novità. Io le sto pensando, sto scrivendo un po' cosa dirvi. Al momento non sto utilizzando script per creare il discorso, quindi tutto quello che vedete, tutto il discorso che vi creo è tutto fatto, diciamo, così come mi viene, in freestyle, come dicono in gergo il pop. Cosa dirvi? Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buon divertimento con i retro game.